Inizia così il girone di ritorno di seconda categoria, girone B. L'Atletico Marico sfiderà in casa il Montemurro con tanta voglia di rifarsi dalla sconfitta dell'andata. Un po' Marico che inizia bene con una squadra adattata al meglio dal mister Cetera a causa di infortuni e squalificati. Il po' Marico spinge con delle belle triangolazioni di Gualtieri, Musillo e Di Luca, ma al quindicesimo, nonostante il bel gioco espresso, gli ospiti segneranno la rete del vantaggio grazie a una disattenzione difensiva del po' Marico. Finirà così il primo tempo con il parziale di 1-0 per il Montemurro. Con l'inizio del secondo tempo, il Pomarico continua a fare ciò che ha fatto nella prima frazione di gara. Infatti, su una mischia in area avversaria, Matteo Musillo regala il pareggio alla sua squadra. L'Atletico ci crede e tenta di passare in vantaggio, ma proprio quando le cose sembrano mettersi al meglio, l'arbitro assegna un calcio di rigore inesistente che chiuderà definitivamente la partita con la vittoria degli ospiti per 2-1. Da segnalare inoltre la bella prestazione di Carioscia e Lo Frumento nonostante il Pomarico non sia riuscito a vincere. Dallo studio è tutto, ci risentiamo ai prossimi aggiornamenti.